Allora, cominciamo allora. I votanti? No. Votanti complessivi? Eh beh, sì. Sono 279. Sono dati dalla somma tra la giuria popolare e la parte dei 409 sindaci che hanno risposto, giusto? Bravissimo. Allora, la giuria popolare, iniziamo con i votanti della giuria popolare che sono 43. Vado con il titolo, no, praticamente. Dovresti fare il... Come preferisci? Il totale, naturalmente. Il totale, tutto andare insieme. Direttamente al totale. Ok, allora iniziamo con un po' di suspense, col terzo posto a questo punto. Bene. Al terzo posto, con 55 voti totali, la nota segreta di Marta Morazzoni. Premio il sindaco di Proterno. Però dovremmo avere i premi, ecco. Sindaco consegna il premio alla terza finalista del premio Tropea, Marta Morazzoni. Anche quest'anno quindi possiamo dire che il premio, come dire, premia a questo premio Tropea anche come dire, lo spirito popolare della scelta del test. Al secondo posto, con 57 voti totali, I traditori di Giancarlo Di Cataldo. Premia il presidente della provincia di Vibo Valentia. Al primo posto, con 167 voti totali, mia madre un fiume di Donatella di Pierantonio. Consegna il premio per la prima volta, mi pare, una vincitrice donna. O così dice. Sì. Sì, naturalmente i miei affetti vicini e lontani, alla mia terra che è l'Abruzzo, che è l'Abruzzo, e che non volevo neanche mettercela nel libro, ma è entrata di prepotenza in quanto ha fortemente determinato alcuni personaggi. E soprattutto, a parte le dediche, voglio ringraziarvi per la straordinaria accoglienza priva di zanzare, o se c'erano non hanno punto, per il calore, e voglio ringraziare tutti. Ho avuto la straordinaria opportunità di conoscere Marta e Giancarlo, e nel giro di Mattia, nel giro di soli 3 giorni si è stabilito qualcosa. Li ringrazio per la loro gentilezza e la loro vicinanza, visto che sono scrittori con un curriculum di opere pubblicate che io ancora non ho. E soprattutto voglio ringraziare la direttrice editoriale di Elliot, Loretta Santini, che è in prima fila, e Patrizia Renzi, che è la responsabile dell'ufficio stampa di Elliot. Le ringrazio per la professionalità e l'amore con cui hanno trattato questo libro, perché non è detto che gli editori trattino i libri con amore. Grazie. Noi ringraziamo e ci confermiamo lei e ci confermiamo con lei. Donatella di Pietrantonio, ha vinto la quinta edizione del Premio Tropea. Grazie a tutti voi per averci seguito.